qualche cosa vada a un accordo, per esempio sull'ego, sulla moneta. Questa è la condizione dell'Italia nel 1860. E allora Stefano Collet ha studiato la finanza e l'economia dei paesi italiani preunitari e dell'Italia appena unita, che emise non degli Eurobond, ma dei titoli italiani. Cosa successe? Cosa sarebbe accaduto con gli Eurobond? Avremmo avuto dei titoli garantiti da un'economia forte, la Germania, e un'economia di altri paesi, più debole, la Grecia, il Portogallo, la stessa Italia. Quindi come si sarebbero comportati gli Eurobond? Avrebbero guadagnato valore perché avevano dentro la Germania, e quindi se la somma di Germania e Grecia fosse 100, sarebbero alzi 105, ci avremmo guadagnato senza fare niente. O avrebbero perso valore perché c'erano dentro la Grecia, Portogallo, eccetera, eccetera. Prima dell'unificazione, l'unico paese industriale d'Italia era il gli stabilimenti siderurgici più grandi d'Italia, equivalenti a quelli di tutto il mondo messi insieme, stavano in Calabria, appena arrivati Garibaldini prima e i piemontesi dopo, hanno distrutto l'azienda, sfasciato gli altiforni. La più grande officina meccanica del tempo, così avanzata che è stata copiata da tutti gli stati industrializzati del tempo. Era a Napoli, era a Pietrarsa. Il primo treno che, come sapete, è in Italia, ma questo è niente. Quando si fa l'Unità d'Italia, c'erano in giro per l'Italia 75 locomotive che erano costruite in Italia, in quell'epoca, all'estero ovviamente. 60 erano e 15 il resto d'Italia messi insieme. La cantieristica navale era così avanzata che la prima nave a vapore al mondo, Marina, la fece l'Unipoletana. E solo 4 anni dopo la fecero gli inglesi, che pure avevano fatto la navale a vapore, che usavano il Napoletano per il motore della nave. Questo era il livello di nave. Tutto questo in cosa si traduceva? È stato detto che il sud era povero, le entrate del prezzo sono tre colossali menzogne e puttanate. Tant'è che il professor Gionetti Mideves, che è un guru della storiografia italiana, nel suo libro più recente ha portato, scoprendolo, perché lui nel libro precedente gli ha detto il contrario, perché l'ha convinto con i documenti che aveva di quello, ha pubblicato dei documenti con cui dimostra che il mito dell'arretratezza del sud d'Italia è stato inventato, usa questa parola, da Benedetto Croce, il padre.